Non più dialetto, ma lingua è la sfida dei veneti che chiedono di essere tutelati come una minoranza. Il Consiglio regionale approva una norma, ma non tutti sono d'accordo. Felice Tepistilli. Il dialetto lo parliamo tutti, ci dicono, è la lingua quotidiana, ma adesso il bilinguismo il Veneto lo vuole per legge come simbolo di un'identità comunitaria che va tutelata. Così nasce la norma passata in consiglio regionale che riconosce il popolo veneto come una minoranza nazionale. Qualcuno già ironizza e parla di Venexit, ma chi ha scritto il testo ci spiega che nient'altro è se non l'applicazione della Convenzione europea per la tutela delle minoranze. Per questa legge i veneti vanno protetti come i Rom, per esempio. E quindi sono degni per il diritto internazionale ad avere quelle tutele che sono riconosciute come diritti fondamentali umani inalienabili, anche per esempio riconosciuti alla popolazione del Sud Tirolo. Il Sud Tirolo e poi l'autonomia del Trentino Alto Adige, questi i modelli. Il Veneto dovrà essere insegnato a scuola, la segnaletica dovrà essere in due lingue. In ballo ci sono anche quote obbligatorie, assunzione dei veneti nella pubblica amministrazione, oltre a giornali e TV in lingua locale. Noi veneti non ci sentiamo per niente una minoranza. Il dialetto c'era, va bene, rispettiamolo. Il provvedimento anima le discussioni, non si parla d'altro, si parte dal dialetto, ma in molti già pensano al referendum sull'autonomia della prossima primavera. Non sono pochi i dubbi sulla reale necessità, ma soprattutto sulla costituzionalità. In più è un paradosso che si consideri con una legge regionale minoranza nazionale. Può farlo lo Stato di dichiarare i veneti una minoranza nazionale. In Veneto i veneti sono una maggioranza, semmai una minoranza sono i cimbri.